Amici di Zelig TV, siamo nella città del sole, del mare, del caffè e di tanti altri stereotipi, la mia bella Napoli. Amici di Zelig TV, come potete notare da questi grandi palazzoni, dalle magnifiche architetture, dalle persone che camminano sorridenti, siamo nella città all'ombra del vulcano, Tokyo. Può cagare anche questo. Ok, me lo dici tu, Napoli. Va bene. Amici di Zelig TV, siamo a Napoli. Aspetta un microfono. Amici di Zelig TV, indovinate dove stiamo? Bravi, Milano. Marittima. Amici di Zelig TV, benvenuti a Napoli. Virtualmente, perché non è che state qua, però facciamo le interviste qua, mo vedete. Zelig TV, people from, e siamo a Napoli. Questa è Piazza del Plebiscito, famosissima, una delle piazze più grandi d'Italia. Amici di Zelig TV, siamo a Napoli. Volete una pizza? Dovete venire qua. Volete, non so, un... Non lo so. Pensate, un piccolo aneddoto su Piazza del Plebiscito. Qui la gente si diverte ad attraversare bendata, camminando all'indietro la piazza e passando, cercando di passare in mezzo a quelle due statue. Si dice che se succede questa cosa qua, che riesce appunto a camminare all'indietro per 170 metri e attraversare precisamente quelle due statue, si realizza un desiderio. Io ci ho provato, ci sono riuscito, ma niente, il Napoli non ha vinto lo scudetto. Se le dico Zelig, che cosa le viene in mente? Zelig è una marca di abbigliamento. È una marca di abbigliamento? Zelig. Le magliette Zelig? Esatto. Pantaloni Zelig. Sì. Cosa vendono più? Giubbini, soprabiti, cose. Tu. Cappotti. Dove sta Cappotti. Il negozio? A Piazza Cala Carità. Piazza Carità. Trovo proprio Zelig come cosa. Esatto. Gli tengo 92 anni. Complimenti. Ah. E allora, se lei mi dovesse consigliare come conquistare una donna, come dovrebbe essere un uomo? Napoletano. Consiglio su come si conquista una ragazza, come dovrei fare? Allora, secondo me devi farla ridere. Ridere? Sì. Quindi io che faccio il comico vado... Va bene, perfetto. Per farla ridere, tu invece che consiglio mi dai? Quando ci sposiamo? Ti sposi? Mi sposo. Quando? Il 15. Tre operatori ci abbiamo. Ma che vergogna, che figura di pure merda. Questa è la ripresa. Ce l'abbiamo. Il 15 giugno. Allora, ti sposi il? 15 giugno. Auguri. Grazie. Io mi devo sposare tra qualche mese in Sardegna. Auguri. Grazie. Qual è il segreto per stare 20 anni insieme sposati? Litigare un giorno sì, un giorno no. Perché poi a letto si fa pace. City of stars, are you shining just for me? Carmela, stuvica nera non fornisce mai. Possiamo fare un'intervista? Corro a fianco a te, dai. Allora, abbiamo un'intervista a un maratoneta e ti chiedo, noi siamo di Zelig TV, se dovessi fare un libro sulla tua vita, come lo intitoleresti? Ci sono. Ci sono. Mi fai l'imitazione di un VIP? Il cantante Brian Johnson, il cantante degli Sì. Adesso dovete fare una storia con noi. Va bene. Stranissimo, impossibile. Però si riesce. Okay. Vado. Allora, puoi andare. Ragazzi, qui si stanno intervistando. Buonasera. Siamo Zelig TV. I miei seguaci su Instagram. Ah, i tuoi seguaci. Cioè, scusami però, mi ha spiegato la logica. Perché su Instagram ti possono vedere truccata così, no? In un certo modo. E per strada no. Perché mi piace passare inosservata per strada. Ma le persone che ti vedono su Instagram, cioè, sono persone vere poi. Sì. Ce lo sai, no? Sì, però tu... Oh, che stiamo ancora su un'altra. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, oh, e non me ne frega niente se ti ragazzi va. Ce l'ha. Vai, ce l'hai? Vai, bellissimo. Ce l'ha. Il nome è proprio noi, il barista mi chiamano parecchi. Perché... Chissà perché, un mistero lasciamo a voi. Il barista. Sì, però penso che ero l'intervistatore e sono stato declassato a intervistato. Ma perché non fa niente. Di... Aspetta, scusa, mi stai parlando di declassato, quindi senti declassato? Successo più significativo invece. Ah, quindi mi fai tu a me? Certo, è normale. Ok, ragazzi, allora il tuo gesto, diciamo, qualcosa più importante, vai. Per me, mettermi al mondo.
Il gesto più bello, mia mamma e mio padre. Ah, beh, potevo rispondere pure io così, allora, cioè, sono stupenda, che c'entra, cioè, no, devo dire. La cosa più bella l'ho data io. Berlusconi? Sì, no, non è Berlusconi. Il nome? No, assolutamente no. Nome chi cos'è? Chi è il proprietario? Allora, Giancarlo, saluta Giancarlo Bozzo. Saluta Giancarlo Bozzo. Giancarlo Bozzo, saluto, Presidente Giancarlo, Italia. Ciao Giancarlo. Giancarlo, ciao. Grazie. Lui il napoletano medio tipico, grazie. Giancarlo, dove abito? A Milano abita Giancarlo. Milano, Giancarlo, Milano, Milano, tutti bravo. Tutte brave persone. Tutti bravo persone a Milano. Grazie Giancarlo. Grazie Giancarlo. Nana. Ciao Nana, ciao, piacere, Vincenzo. È tifosa, facciamo vedere il numero. Assolutamente, noi sosteniamo la maglia. Papà mi ha regalato la maglia di Maradona. Bellissimo, quella originale sì, proprio. Sì, questa quella... qua. Vedi, c'ha il 10 dietro. Ma no, carino, dammi. Impossibile. Amici di Zenig TV, sono con un monumento di Napoli, Diego Armando Maradona. Molte grazie, stando molto contento di stare qui con lei. Contento io, la... Diego, è un'emozione per me. Con tutta la gente napoletana che tanto carino mi dà. Coliandro. Coliandro, commissario Coliandro. Esatto. Alla signora... Commissario Montalbano pure segue. E Montalbano, due commissari. Lei segue tutta roba di polizia. Mio padre era poliziotto, mio padre era vicepolizia. Pure mio padre è poliziotto, vero? Cosa... amo la polizia, è più forte del DNA. Mio padre. E invece lei, per esempio, la squadra pure seguiva. La squadra. Carabinieri? Carabinieri anche. Quindi non discriminiamo. Carabinieri, mio zio di Lecce che era carabiniere. Ah, cioè, parenti pure. No. Sì. Lei segue le serie in base ai le parenti. Serie. Se c'è parenti medici, seguiva Dottor House. Dai, la prima che cosa che ti viene in mente comica, che ti hanno raccontato, ti ricordi? Bello che la gente passa, ci vede a me col microfono e loro che non parlano. Ma che cazzo stanno facendo? È bellissimo. Non lo sapevo. La ceppola in bocca. Quando uno parla così? Ha senso. Si dice il ceppola. Quindi in spagnolo voi parlate con la S e con la ceppola. Sì. Sì. Ciao bello.